Amici sportivi, buonasera dal vostro Luca De Capitani. Tunisia contro Marocco. Questa sera è con noi Massimo Tecca. Ciao Massimo, come va? Ciao Luca, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Sta per cominciare la finalissima del torneo, Massimo. Che gara dobbiamo aspettarci? Credo proprio tantissime emozioni. Sono convinto che stiamo per assistere a uno spettacolo entusiasmante. I giocatori fanno il loro ingresso in campo. E ora il momento delle foto di rito. E questo è il modulo tattico scelto dalla squadra per questo incontro. Partiti! Sarà sicuramente una fantastica finale. La squadra che attacca da destra a sinistra dei vostri teleschermi è Marocco. La squadra schierata in campo sulla sinistra dei vostri teleschermi è Tunisia. Tiene palla. Prova il tiro. Il portiere si oppone con il corpo. Il portiere smanaccia il pallone in angolo. E qui dimostra grandi riflessi. Tunisia, primo calcio d'angolo dell'incontro. Palla in mezzo. Prova la conclusione. Il portiere allontana il pallone. Numero 12. Prova un'altra conclusione. Nessun problema per il portiere. Speriamo che continuino a giocare con questa grinta fino alla fine. Sì, anche se i tifosi avversari non credo che siano d'accordo. Prova il pallone in verticale. Interrompe l'azione avversaria. Ha colpito il pallone con la mano. Fa proseguire il pallone. Fallo di mano. Controlla bene la sfera. Marocco, in questi primi minuti di gioco sta studiando gli avversari. Sì, la squadra si è sistemata bene in campo e sta anche valutando i punti deboli degli avversari. Grazie Massimo. Numero 18. Sono trascorsi 15 minuti di gioco. Prova la conclusione in porta. Il portiere ha chiuso bene lo specchio. Rinvia il pallone. Numero 20. Tengono il possesso del pallone. Spazza via il pallone senza fare complimenti. Bel controllo. Palla fuori. Sarà rimessa con le mani. Tunisia. Numero 5. E l'arbitro indica il dischetto del rigore.
e il risultato potrebbe sbloccarsi proprio su questo calcio di rigore. Palla in rete, Tunisia, sono andati in gol per primi. Ha dimostrato grande freddezza. Massimo, cosa ne pensi di questo gol? Che è stato un gol molto importante, la rete che potrebbe dare una svolta decisiva alla partita. Lo credo anch'io. Tunisia ha segnato in una fase molto importante della gara. Adesso gli avversari proveranno il tutto per tutto per recuperare. Ci vorrà la massima concentrazione ora. Un altro fallo. Prova la conclusione diretta. Il tiro non ha trovato la porta. Non sono riusciti a trasformare questo calcio di punizione, Massimo. Ha tirato senza precisione e l'occasione è sfumata. Vince il contrasto. È a tu per tu con il portiere. Prova la botta dalla distanza. Il portiere blocca il pallone. Tunisia non sembra essere in grado di mantenere il controllo del pallone, soprattutto a centrocampo. È vero, Luca, non ci riesce. Questo perché gli avversari fanno un buon filtro in mezzo al campo e riescono a rubare un gran numero di palloni. Il fallo mi è sembrato dentro l'area di rigore. Probabilmente proverà a calciare direttamente in porta. Possibilità per il pareggio. Ottimo intervento del portiere. Marocco, non sono ancora riusciti a pareggiare. Massimo, cosa c'è che non va? Troppa lentezza e troppa fatica a far girare il pallone. Così gli avversari fanno bella figura. Ci vorrebbe un uomo in più in mezzo al campo per accorciare gli spazi e costruire gioco con meno affanni. Allontana il pericolo. Un ottimo contrasto del difensore. Sì, davvero un bell'intervento. Palla in posizione centrale. Palla che passa vicinissima alla traversa. Intercettato. Ha commesso fallo. Sceglie di calciare direttamente in porta. Il portiere blocca senza problemi. Lotta per il possesso palla. Prova a saltare l'avversario. Rinvia il pallone. Intercetta la sfera. Prova la conclusione. Palla fuori. Peccato, con quel tiro non è riuscito a trovare la porta. Hai ragione. Palla sulla tre quarti avversaria. L'arbitro indica il calcio d'angolo. Marocco, primo calcio d'angolo dell'incontro. L'arbitro fischia la fine del primo tempo. Tunisia 1, Marocco 0. Sono in vantaggio per 1-0 al termine di questo primo tempo, Massimo. Cosa ne pensi? Ma il risultato, Luca, fa sicuramente bene al morale della squadra, che ora sarà anche più convinta dei suoi mezzi. Ecco alcuni dati riferiti ai primi 45 minuti di gioco. Tunisia ha tirato in porta più volte degli avversari, Massimo, in questo primo tempo. Beh, la squadra ha avuto un approccio più offensivo alla partita. Il vantaggio si spiega anche in questo modo, Luca. E sugli schermi scorrono ora le fasi salienti di questo incontro.
Siamo nel corso del secondo tempo. Siamo all'inizio del secondo tempo e c'è un gol da recuperare. Cosa dobbiamo aspettarci, Massimo? Sono in svantaggio di un gol, ma la ripresa è tutta da giocare. Dovranno essere molto determinati. Tiene palla. Possibilità per il pareggio. Il pallone ha sfiorato la traversa. È andato al tiro molto convinto dopo essersi portato avanti il pallone. Sì, ha dimostrato grande grinta e ottime qualità. Ha un avversario davanti a sé. Palla in posizione centrale. Il portiere blocca il pallone. Conquista palla. Si sposta sulla fascia. Spazza via il pallone senza fare complimenti. Marocco, sono ancora in svantaggio. Massimo, credi che riusciranno ad avere una buona reazione in questo secondo tempo? Io mi auguro di sì, Luca, però ricordiamoci che gli avversari nel primo tempo si sono fatti sentire. Sarebbe un rischio gettarsi all'attacco a testa bassa. Palla in mezzo. Il giocatore ha sui piedi la palla del pareggio. La conclusione respinta da un difensore. Rinvia il pallone. Beh, devo dire che il difensore è entrato veramente bene su questo pallone, Luca. Sì, ha dimostrato di avere un ottimo tempismo e una grande decisione. Spazza via il pallone senza fare complimenti. Possibilità per il pareggio. Allontana il pericolo. Attenzione a questa rimessa con le mani. Massimo, come potrà cambiare l'assetto tattico della squadra dopo questa sostituzione? Non credo che le cose cambieranno di molto, Luca. La sostituzione mi sembra più dovuta a motivi di stanchezza che non tattici. Tekel. Marocco sta effettuando un pressing molto alto già nella tre quarti avversaria. Sì, e lo sta facendo molto bene. I suoi giocatori sono molto molto determinati, stanno chiudendo ogni spazio. Ha un avversario davanti a sé. Tunisia. Stanno difendendo il vantaggio, ma stanno arretrando pericolosamente il proprio raggio d'azione. La squadra rivale attacca parecchio, ma non riesce a rendersi veramente pericolosa. Però la gara non è ancora finita, Luca. Possono sempre esserci delle sorprese. È proibito abbassare la guardia. C'è una sostituzione. Marocco ha sostituito uno dei suoi attaccanti. Cosa potrà cambiare adesso, Massimo? Il nuovo entrato dovrebbe dare più vivacità all'attacco, Luca. Almeno questa è l'intenzione del tecnico. Tunisia. Per loro sarà il secondo calcio d'angolo. Cross lungo che termina direttamente a fondo campo. Marocco. Oggi non sono stati certo fortunati, almeno fino a questo momento. È vero, la squadra ha giocato alla pari con gli avversari, che però sono stati più concreti al momento delle conclusioni. Forse il pari sarebbe il risultato più giusto. Prova dalla media distanza. Tiro ribattuto dal difensore. Oh, fuori gioco. Peccato, sarebbe stata una grandissima occasione. Il giocatore non ha seguito il movimento della difesa avversaria e si è trovato in fuori gioco. C'è una sostituzione. Marocco ha effettuato un cambio per cercare di dare maggior peso all'attacco. Sei d'accordo, Massimo? Sì, sì, certo, Luca. C'è bisogno di forze fresche in attacco e la squadra ne trarrà sicuramente vantaggio. Marocco, le stanno provando davvero tutte per cercare di pareggiare l'incontro. Massimo, credi che abbiano ancora qualche speranza?
Sì, se continua a giocare in questo modo, perché gli attaccanti si stanno dimostrando più efficaci del primo tempo. La partita non è ancora chiusa, Luca. Prova ad accentrarsi. Il difensore capisce tutto e blocca l'azione. Ha spazio davanti a sé. Questo è un intervento irregolare. L'arbitro ha estratto il cartellino giallo. Ha conquistato il pallone. Si muove bene. Prova il pallonetto. Buona l'idea, non certo l'esecuzione. L'idea era buona, però l'esecuzione ha lasciato a desiderare. Sono d'accordo. Tackle scivolato. Vedremo se l'arbitro deciderà di mettere mano al cartellino. Ammonito. Ottimo intervento di testa a bloccare il cross. Può scattare. Ferma l'azione avversaria. La partita è terminata. Tunisia vince il torneo, sono i nuovi campioni. Massimo, pensi che il pubblico a casa si sia divertito? Non ho dubbi, Luca. La partita è stata abbastanza divertente e molto combattuta. È stata proprio una bella gara. Ecco alcuni dati di gioco. Tunisia ha effettuato un gran numero di tiri in porta. E questo è un segno di come abbia cercato la vittoria con insistenza, riuscendo alla fine a trovarla. Bene Massimo, il nostro tempo si chiude qui. Salutiamo i telespettatori. Arrivederci a tutti e grazie per la vostra attenzione, amici sportivi. Amici sportivi, un arrivederci da Luca De Capitani e da Massimo Tecca. A presto.